Un uomo di 38 anni residente a Fontanafredda ha causato un incidente sulla strada provinciale 52 a Castello di Aviano in provincia di Pordenone, guidando con un tasso alcolemico 3 volte superiore al limite consentito. Non era in servizio quando ha preso il volante della sua Honda Civic e si è scontrato frontalmente con una Fiat Uno guidata da un 57enne. I vigili del fuoco sono intervenuti per liberare il 57enne dalle lamiere utilizzando cesoie, oleodinamiche e un divaricatore. Sul posto erano presenti i carabinieri di Polcenigo che hanno sottoposto il 38enne all'alcol test, risultato positivo. L'uomo inoltre ha urinato nella vegetazione davanti ai militari ricevendo una multa per atti contrari alla pubblica decenza. Oltre alla denuncia e al ritiro della patente, è stato portato in ospedale per le cure necessarie. La Polstrada ha chiuso temporaneamente la strada per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza dell'area.